Ora, con l'acceleratore a mano, portate il regime motori a circa 1300 giri. Selezionate quindi la quarta marcia, la gamma lenta, spostate la leva inversore in avanti e rilasciate il pedale frizione. Premete e tenete premuto il pulsante contrassegnato dalla freccia in basso per calibrare la frizione low. Sul display appare un numero che aumenta rapidamente. Quando questo smette di aumentare e inizia a lampeggiare, la calibrazione della frizione low è completa. Se durante la calibrazione il computer rileva un'anomalia, sul display dell'attrezzo appare un codice numerico preceduto dalla lettera U, il cui elenco completo è descritto nel libretto di uso e manutenzione. Premete ora il pulsante freccia in alto per la calibrazione della frizione AI. Anche in questo caso, quando il numero inizia a lampeggiare, la calibrazione è completata. Spegnete il motore, scollegate l'attrezzo e così facendo il computer di controllo della trasmissione memorizza i nuovi valori di calibrazione. Il vostro trattore è ora pronto al normale utilizzo e non vogliamo annoiarvi più a lungo. Permetteteci però di ricordarvi, per concludere, che non a caso abbiamo iniziato questo filmato con l'evolversi delle stagioni fino alla raccolta dei frutti. Infatti siamo convinti che la nuova gamma Frutteto è l'evoluzione naturale, ottimale, completa, versatile, la soluzione alle più diverse necessità del mondo agricolo, trattori realizzati dall'uomo per l'uomo. Perché New Holland ha da sempre saputo trasformare le vostre esigenze in concreta realtà. Ogni stagione ha un suo frutto e il frutto del progresso è il vostro nuovo trattore Frutteto New Holland. Siamo certi della vostra conferma. Flessibilità e potenza sono i requisiti essenziali delle moderne macchine agricole. Per questa ragione New Holland ha studiato, sviluppato e realizzato un nuovo sollevatore a controllo elettronico. La ragione? Il vostro trattore Frutteto TN è una macchina molto versatile
che può essere utilizzata in svariati modi. Il sollevatore idraulico a controllo elettronico è, rispetto ai sistemi meccanici convenzionali, più preciso e sensibile. Ciò a vantaggio di maggiore produttività con minori consumi. Vediamolo ora più da vicino. I sistemi di controllo e impostazione del sollevatore sono posizionati sulla console alla vostra destra. Analizziamoli uno ad uno. Il primo che prendiamo in esame è il comando regolazione limite di alzata, che consente, se ruotato completamente in senso orario, il sollevamento massimo, mentre in senso antiorario limita l'escursione verso l'alto dei bracci del sollevatore pari a circa il 50% della corsa totale. Passiamo ora al comando regolazione velocità di discesa, che segue la stessa logica. Se lo ruotate completamente in senso orario, otterrete la massima velocità di abbassamento, la quale, gradatamente, diminuirà ruotando il pomello in senso contrario. Ricordate che l'impostazione di questo controllo è sempre attivo, anche in condizioni di lavoro. Quando il comando è completamente ruotato in senso antiorario, si ha il blocco totale della discesa. Usate questa funzione durante i trasporti per prevenire accidentali e indesiderati abbassamenti. La condizione di blocco per il trasporto viene evidenziata dal lampeggio dell'indicatore di sollevatore disabilitato. Per riabilitarlo, seguite la procedura che vi mostreremo più avanti. Un altro comando vi consente di impostare il limite inferiore di discesa dei bracci. Ruotatelo completamente in senso orario per ottenere la massima escursione dei bracci verso il basso, oppure in senso antiorario per ridurla. Un ulteriore comando vi permette di utilizzare il sollevatore a posizione controllata o a sforzo controllato. Con la manopola ruotata completamente in senso antiorario, il sollevatore lavora in posizione controllata. Viceversa, in senso orario, si seleziona lo sforzo controllato. Il sollevamento o l'abbassamento dei bracci del sollevatore è gestito da questa manopola. Ruotatela in senso orario per avere il sollevamento o viceversa in senso antiorario per ottenere l'abbassamento. A fianco del comando sono posizionati due indicatori luminosi. Quello superiore indica, mediante lampeggio, che è stata rilevata un'anomalia nei componenti o nel circuito elettronico di controllo. La logica per identificare il codice inconveniente è uguale a quella utilizzata nel power shuttle e nel controllo della doppia trazione. 5 lampeggi in rapida successione segnalano l'imminente trasmissione del codice, a cui, dopo una pausa di 2 secondi, fanno seguito X lampeggi per identificare il primo numero. Una pausa di 1 secondo e altri X lampeggi per segnalare il secondo numero. Infine, una pausa di 3 secondi per segnalare la conclusione del primo ciclo di segnalazione. Contattate il vostro concessionario New Holland per una immediata soluzione del problema. L'indicatore luminoso inferiore segnala che il sollevatore è momentaneamente disabilitato, cioè che la manopola di sollevamento o abbassamento non si trova nella posizione nella quale sono effettivamente i bracci. Ciò avviene ogni qualvolta usate i pulsanti esterni, quando usate il blocco per il trasporto o qualora abbiate modificato la posizione della manopola di sollevamento o abbassamento a motore spento. Per uscire dalla condizione di sollevatore disabilitato, dovete mettere l'interruttore di alza-abbassa in posizione di abbassamento. Ruotate poi il comando di sollevamento-abbassamento in senso orario o in senso antiorario, fino allo spegnimento della spia. A questo punto, ai movimenti della manopola di comando corrisponderanno i movimenti dei bracci inferiori. Abbiamo precedentemente accennato al pulsante di alza-abbassa.
Questo vi permette di alzare l'attrezzo senza modificare le impostazioni fatte. Ha tre posizioni: sollevamento, abbassamento, interramento rapido. Usate quest'ultima funzione per aumentare la velocità di interramento dell'attrezzo all'inizio di ogni passata. Otterrete così maggiore uniformità nel lavoro svolto. Per concludere, i pulsanti esterni. Utilizzateli sempre posizionandovi lateralmente al trattore. Adesso che abbiamo visto ogni singolo comando, passiamo ad analizzare i diversi modi di utilizzo del sollevatore a controllo elettronico. Infatti, in funzione delle vostre esigenze, potrete usarlo a posizione controllata, in sforzo controllato o in flottante. Quando lo volete utilizzare in posizione controllata, che vi ricordiamo è quella funzione che mantiene costante l'altezza dell'attrezzo, dovete ruotare la manopola di selezione posizione sforzo completamente in senso antiorario. Spingete poi sul pulsante alza-abbassa e regolate l'altezza desiderata mediante il comando di sollevamento-abbassamento, ruotandolo in senso orario per alzare o in senso antiorario per abbassare. Non dimenticate, se necessario, di impostare anche i comandi di limitazione al sollevamento e abbassamento e di regolare la velocità di discesa. Abbiamo visto che con la manopola ruotata tutta a sinistra si ha la posizione controllata. Ruotandola invece verso destra e quindi entrando nel campo dello sforzo controllato, si modifica, quando varia lo sforzo di trazione dell'attrezzo, l'escursione verso l'alto dei bracci del sollevatore. Con manopola tutta a destra si ha quindi la condizione in cui l'attrezzo è maggiormente svincolato rispetto al trattore. Premete il pulsante alza-abbassa in abbassamento rapido per iniziare il lavoro. Ricercate la profondità iniziale voluta mediante il pomello di sollevamento-abbassamento. Ad attrezzo interrato selezionate la migliore condizione di lavoro e comfort mediante la manopola posizione sforzo, partendo sempre dalla condizione di massimo sforzo. Un'importante funzione che questo nuovo sistema vi offre è la limitazione dell'escursione verso il basso dei bracci del sollevatore. In terreni fortemente non omogenei, utilizzate questo comando per una maggiore uniformità di lavoro. A fondo campo sollevate l'attrezzo con il pulsante alza-abbassa. Il bloccaggio differenziale, se selezionato in automatico, si disinserirà e verrà nuovamente attivato eseguendo l'abbassamento. Un ulteriore modo di utilizzo del sollevatore a controllo elettronico è il funzionamento in flottante. Per ottenere questa funzione, che ricordiamo consente la libera oscillazione dei bracci inferiori controllati dall'attrezzo che poggia sul terreno, escludete, mediante il relativo comando, lo sforzo controllato e ruotate la manopola in abbassamento massimo. Utilizzate quindi il pulsante alza-abbassa per comandare il sollevatore. Non dimenticate, lavorando con attrezzi portati collegati alla presa di forza e richiedenti l'uso del sollevatore, di limitare, mediante il relativo comando, l'escursione verso l'alto dei bracci, al fine di evitare danneggiamenti all'albero cardanico. Inoltre, ogni qualvolta utilizzate il sollevatore a controllo elettronico nella condizione flottante, ricordate di ruotare i perni di incernieramento dei bracci inferiori in posizione verticale, ciò per consentire il libero movimento dell'attrezzo senza che questo vada ad agire sui tiranti verticali del sollevatore. Per concludere, un cenno sui distributori ausiliari. Questi possono essere fino ad un numero di 3 posteriormente e 2 lateralmente. Possono essere utilizzati a semplice o a doppio effetto, con sgancio automatico e in flottante. E cosa particolarmente utile, tramite il joystick di comando dei distributori laterali, avete la possibilità di utilizzare contemporaneamente 2 distributori.